Ciao ragazzi, sono Master Wallace, come va? Siete carichi? Carichi, carichi, carichi. Ok. Allora, molti mi chiedono, Master, ma in fase di massa, quanto deve guadagnare uno in termini di chili, di misure, di forza, di peso corporeo? Soprattutto adesso che finito agosto comincia in settembre la fase di premassa, infatti. Tutti i nostri ragazzi si stanno già preparando, molti hanno già preso i loro allenamenti autunnali, partendo appunto da settembre. E quindi la domanda è interessante e merita una risposta approfondita, una risposta ovviamente data dall'esperienza di master sul campo di tantissimo tempo e quindi è attendibile, perché quello che dice master è sempre attendibile. Quello che dicono molti cialtroni del web, non sono minimamente attendibili praticamente. Loro vi dicono delle cose, voi ci credete che siete stolti e quindi rimarrete dei mediocri. Detto questo, sì, lo so, adesso molti diranno, ah, ma Master c'è tutto lui, Master è esaltato, Master solo lui, gli altri. No, no, ma vedete, è una questione di scelta di campo, di credibilità. Voi valutate quelli che vedete qua, e se giudicate che sono credibili, fate quello che loro vi suggeriscono di fare, i loro metodi, le loro idee, fate, poi vedete cosa succede. Oppure, come fanno molti, provare le idee di master e vedere cosa succede. Tanto la strada, se è giusta, vi porta alla meta, se è sbagliata, non vi porta da nessuna parte. Si vede, quindi questione di provare. Ok, andiamo avanti. Allora, quanta massa, misure, quantità possiamo mettere in un nuovo periodo di massa? Ovviamente la domanda posta così in termini assoluti non ha una risposta precisa. È una domanda, diciamo, relativa. Cosa vuol dire relativa? Che è relativa alla condizione di ognuno di noi. È ovvio che un ragazzo, un neofita che inizia adesso da settembre una fase di massa con un veterano, o un intermedio o addirittura un veterano che vuole comunque migliorare ancora un po', vuole fare un altro piccolo passo in avanti, è ovvio che non ci saranno gli stessi progressi. Tutti sappiamo che agli inizi, per quanto riguarda chi inizia il culturismo da poco, specie i ragazzi giovani, ammesso che si allenano bene e mangiano a sufficienza, perché premetto questo, poi vi dirò un altro particolare su questo contesto qui. Allora, è chiaro che un neofita, un principiante, un ragazzo giovane, ma anche un uomo che non si è mai allenato, che inizia ad allenarsi bene, inizia ad alimentarsi bene, i guadagni sono abbastanza rapidi. Chi è arrivato già a un certo punto, un certo livello, si farà più fatica ad avanzare. È un po' come, diciamo, è un po' come una esplosione, no? Vediamola così. All'inizio è rapida, boom! Poi, piano piano, rallenta. Cioè, si tende a espandersi comunque, ma rallenta fino a un punto che magari si fermerà. È un po' la metafora anche dell'universo, no? Che si pensava un tempo che dopo il Big Bang l'espansione stesse decelerando a causa della forza di gravità. Oggi si è visto dalle ultime ricerche, gli ultimi studi, esperimenti, che in realtà l'universo sta accelerando l'espansione e c'è questa forza che va oltre la gravità, la supera e tende a far espandere l'universo, secondo la cosiddetta energia oscura. È una cosa tutta da scoprire. Comunque, tornando a noi, da noi avviene il contrario. Nel culturismo i progressi accelerano, poi a un certo punto rallentano, fino praticamente a fermarsi ad un certo punto nella vostra carriera muscolare. È chiaro che quando arriverete a quel punto avrete costruito il fisico definitivo, ma non pensate che ci si arriva facilmente in breve tempo, è un processo veramente lungo. Quindi un principiante, mettiamola così, un ragazzo giovane che comincia a allenarsi, che mangia a sufficienza e si allena bene e quindi recupera bene, non è strano che in un anno, cioè in una stagione invernale che per noi nel sistema EWS va da settembre fino a fine febbraio, in 6 mesi possa mettere su dai 5 ai 10 kg di peso corporeo. Ora, attenzione, quando io dico dai 5 ai 10 kg, non intendo chili di massa magra pura. Questo non, no. Diciamo, si intende anche un aumento di grasso corporeo, perché ovviamente mangiando di più in massa si tenderà anche un po' a ingrassare, ma questo
È normale ed è giusto farlo in fase di massa da natura. Quindi, come vedete, qui i margini sono abbastanza ampi. Poi dipenderà anche dal metabolismo del ragazzo, eccetera, eccetera. Però mediamente dai 5-10 kg per un neofita non è una cosa strana. E per un intermedio o un veterano succede questo: l'aumento di peso corporeo in genere potrà, diciamo, rispetto alla miglior fase di massa precedente, potrà migliorare di, poniamo, 1 o 2, 3 kg. Mediamente un paio. Voi direte: ma è poca roba, ma se siete già arrivati a un certo punto, anche 2 kg in più, se per esempio in massa l'anno scorso pesavate, faccio per dire 88, più o meno al 15% di grasso, se arrivate a 90 o poco più di 90, è già un successo. Su questo poi ci sono anche degli incrementi di misure che, ripeto, nel caso dei neofiti principianti sono abbastanza rapidi. Anche lì è possibile vedere sul corpo dei cambiamenti abbastanza veloci, anche le braccia guadagnano centimetri, non che adesso uno arriva a 40 di braccio in 6 mesi, però 2-3 centimetri in genere si prendono abbastanza facilmente. I veterani faranno fatica a guadagnarne anche 1 o mezzo centimetro, però guardate che anche mezzo centimetro o 1 centimetro, ripeto, per chi è avanti, vuol dire, cioè uno che ha sempre avuto 44 in fase di massa arriva a 45, è un grande successo. Cioè, veramente, dopo, a un certo punto, anche i successi, diciamo, minimali sono oro colato per chi è avanzato. Quello che conta è che bisogna pensare che comunque c'è sempre un margine di miglioramento finché non siete arrivati al vostro potenziale genetico estremo. Quando siete arrivati lì, andare oltre non è possibile. Ma questo non dovete vederlo come un limite, nel senso che intanto è difficile arrivarci. E poi io ho messo dei parametri quantitativi sulla mia esperienza, per cui potete avere un riferimento su questi numeri qua, che sono questi. A prescindere che siate adesso neofiti o intermedi o veterani, il vostro scopo finale è quello, diciamo, dal punto di vista minimo, quello che dovete avere. Poi si potrà avere qualcosa di più, ma quello che può fare un natura facendo le cose per bene, anno dopo anno, con anni, gli MWS, teorie dei conti in banca, eccetera, eccetera. Io dico che chiunque può arrivare a diventare un più 10 HP, cioè 10 kg sopra la vostra altezza. Se siete 1,70 potrete pesare 80 kg, sotto il 10% di grasso, a una cifra di grasso corporeo. E questo, guardate che su Natural, se voi ci mettete questi numeri, cioè 10 kg in più di altezza, cioè rispetto all'altezza, quindi più 10 HP, e stare sotto a una cifra di grasso corporeo, che può essere anche un 9 o un 8, se è meno ancora meglio. Ecco, questo è un risultato che su Natura è davvero molto drammatico e impressivo. Cioè, l'aspetto di una persona cambia se gli date 10 kg sopra l'altezza e il grasso corporeo sotto il 10% di grasso. L'aspetto di una persona cambia in modo drammatico, cioè è tutto più grosso, è tutto più definito, è tutto più. Il problema è che da natura pochissimi arrivano a questi livelli qua. Perché? Perché tutti si allenano male. Ci sono qui le teorie più strampalate: bisogna crescere da magri, senza ingrassare, che follia, senza farmaci non funziona. La fase di massa può andare avanti un anno, così cresci di continuo, follia anche questa, perché a un certo punto ci si ferma, bisogna fare diciamo, degli effetti di rebound per il metabolismo, bisogna anche dimagrire se non funziona. Integratori non servono, caricate solo pesi pesanti. Ecco, se seguite queste teorie strampalate, non ci arriverete mai a questo limite. Capite? Quindi io vi invito a fare le cose giuste e porvi come questi limiti che vi ho detto, che da natura sono possibili. Andare oltre, è difficile, certo. Master è un più 18 HP al 7% di grasso corporeo. Voi direte: ma questo è straordinario. Sì, ma master è straordinario proprio perché master è qui per indicarvi la via, per cui nessuno da natural senza bomba può vantare queste cifre, questo tipo di fisico, parliamoci chiaro, E quindi io vi ho detto le cose come stanno. Fra un po' si parte. Chi vuole iniziare da adesso la fase di massa, comprare già la sua scheda di massa, lo può fare. Ci sono già degli sconti in corso, perché noi in questi momenti qui delle stagioni veniamo incontro alle persone, e quindi chi vuole può approfittarne. Molti sono già pronti, molti hanno già preso tutta la scheda, sono carichi,
E quello che vi attende è una nuova avanzata, nuova impetuosa avanzata, vi aspetta questo. Pensate che questo è il titolo di un giornale degli anni 70 politico, su un fatto storico c'è scritto nuova impetuosa avanzata, non entro nel merito, ma ecco, voi dovete fare una nuova impetuosa avanzata verso i vostri miglioramenti fisici. Qualsiasi livello avevate l'anno scorso, ora dovete andare oltre, ok? E Master è qui con voi per seguire questa meravigliosa avventura. Non mollate mai, al top!